Ultima richiesta, verificare con i dati della tabella 2 che non ci sono perdite di energia nell'apparato. Ogni pacchetto di elettroni, quindi ogni bunch, ha una carica di 6,1 microcoulomb, quindi è costituito da moltissimi elettroni. Allora andiamo a vedere di quanti elettroni è costituito, così poi facciamo tutti i calcoli pensando a un elettrone singolo alla volta, cioè ragionando sulla conservazione dell'energia, come abbiamo fatto prima, per un elettrone singolo del pacchetto. E vediamo se l'energia potenziale all'inizio è conservata come energia cinetica finale oppure no, oppure se ci sono delle perdite di energia nell'apparato. Il numero degli elettroni si calcola facilmente prendendo la carica totale del pacchetto e dividendola per la carica di un elettrone solo. Otteniamo così circa 3,8 per 10 alla 13 elettroni. Nella tabella 2 si vede anche qual è il valore sperimentale dell'energia del bunch quando urta contro il disco metallico in B. In pratica sono 10 joule e 29,2 joule. Allora possiamo ricavare l'energia cinetica finale per ciascun singolo elettrone dividendo questi valori in tabella, quindi 10 joule e 29,2 joule, per il numero degli elettroni. E così otteniamo valori di energia cinetica dei singoli elettroni dell'ordine del MeV. Infatti, se noi dividiamo l'energia complessiva del bunch, quindi 10 joule, diviso il numero degli elettroni, otteniamo questo valore, circa 2,6 per 10 alla meno 13 joule, che è l'energia dell'elettrone singolo. Qui è mostrato il calcolo, 10 joule diviso il numero degli elettroni. Poi portiamo questo valore in electron volt, dividendo l'energia in joule, diviso la carica dell'elettrone. E vediamo che infatti abbiamo un valore dell'ordine dei milioni di electron volt, quindi 1,64 MeV, con una differenza di potenziale complessiva tripla, 4,5 milioni di volt. L'energia del bunch è più o meno tripla, giustamente, perché gli elettroni sono stati accelerati da una DDP tripla. E dividendo per il numero degli elettroni troviamo l'energia del singolo elettrone, che è quasi di 5 MeV. Ora ricordiamo che gli elettroni erano stati accelerati da una DDP complessiva di 4,5 milioni di volt, quindi all'inizio avevano 4,5 MeV di energia potenziale elettrostatica e hanno subito un lavoro di 4,5 MeV ciascuno di loro, lavoro che rappresenta la trasformazione dell'energia potenziale in energia cinetica finale, secondo questo schema che abbiamo visto prima. 4,5 MeV di energia potenziale all'inizio diventano, dovrebbero diventare in teoria, 4,5 MeV di energia cinetica finale, con un lavoro di 4,5 MeV fornito dal generatore Van de Graaff e l'INAC insieme. Invece dal confronto tra questi due numeri, anzi tra questo e questo, vediamo che addirittura alla fine dell'accelerazione gli elettroni hanno una energia cinetica in MeV che è addirittura superiore rispetto al lavoro compiuto dal campo elettrostatico, cioè il lavoro compiuto dai due generatori insieme, meglio. Come se ci fosse una produzione di energia dal nulla. E la stessa cosa accade quando utilizziamo 1,5 milioni di volt. Infatti, il campo elettrico dei due acceleratori fornisce in totale 1,5 MeV di lavoro, ma poi alla fine le particelle, gli elettroni, ce li ritroviamo con di più di 1,5 MeV di energia cinetica. Sarebbe stato più logico aspettarsi il contrario, cioè che, per esempio, qua di trovare 1,4 MeV con una piccola perdita di energia nell'apparato strumentale. Invece qui addirittura abbiamo un acquisto di energia che sicuramente può essere fatto rientrare tra le incertezze di misura. Quindi, al di là di questi piccoli disaccordi tra 1,64 e 1,5 e 4,79 e 4,5, possiamo dire che l'energia fornita dai due generatori si conserva e ce la ritroviamo sotto forma di energia cinetica finale degli elettroni. Quindi non ci sono perdite di energia nel sistema. E quindi, per tornare alla richiesta finale, i valori della velocità misurata inferiori rispetto a quelli classici, cioè i valori sperimentali della velocità misurati in questo esperimento, che sono minori dei valori previsti dalla teoria classica, non relativistica, ecco, tutto qui, questa discrepanza non è dovuta a perdite di energia nell'apparato, quindi non è che gli elettroni mostrano queste basse velocità
perché hanno perso energia nell'apparato e quindi hanno rallentato in qualche modo, ma mostrano queste basse velocità perché la teoria adatta per descrivere questi elettroni è il modello relativistico, è la relatività di Einstein. E lo è perché le energie cinetiche che questi elettroni acquistano a causa del lavoro motore del campo elettrico sono confrontabili o addirittura superiori rispetto alla loro energia di riposo degli elettroni. E sappiamo che quando le energie cinetiche diventano paragonabili o superiori alle energie di riposo delle particelle, le particelle sono relativistiche. E quindi serve la relatività ristretta di Einstein per descriverle correttamente.